Noi abbiamo il nostro album di famiglia e siamo felici di poterlo aprire dove con te. Qua? Prego. È un album di famiglia dove ci sono delle parole chiave e chiedo alla regia di farmele vedere tutte così da poter aprire le varie cornici. Allora, la gavetta, fortuna sempre grande e speciale. Vogliamo partire dall'inizio? Da gavetta? Da gavetta. Dalla gavetta. Allora, apriamo la cornice gavetta e vediamo cosa c'è dietro. Con Minoli. Con Minoli ho fatto la vera gavetta. Un incontro casuale. Un incontro casuale perché tra l'altro io quando ho deciso poi di fare la giornalista non pensavo alla televisione. Lavoravi per il Messaggero? Avevo fatto le collaborazioni col Messaggero e con l'Espresso, ma pensavo a quello soprattutto. Poi ho incontrato Minoli che voleva quattro ragazzi giovani per la sua redazione, era il 1985, ho conosciuto così casualmente. Mi ha chiesto se ero interessata, io naturalmente gli ho detto sì, sì, interessatissima. Ho cominciato a lavorare con lui e insomma diciamo che quella che possiamo dire oggi vera gavetta è stato un grande privilegio, perché comunque io ho potuto conoscere la televisione fin nei dettagli più infinitesimali, perché era proprio quella scuola per cui andavi a portare la borsa ai registi che giravano, stavi ore e ore al montaggio, quindi anche una scuola d'immagine che è stata poi per me importantissima. Minoli com'era come capo? Insomma, come tutti i capi, soprattutto di un clan, perché sai, questi sono capi che hanno, come dire, alla fine diventa un po' un clan. La redazione con cui lavorano era anche piuttosto severo. Vi ha mai portato dei pasticcini? Pasticcini che ricordi no. Pizzette? Ma adesso sai, non te lo so dire, magari qualche volta è accaduto, ma era non solo lui, era anche proprio la sua squadra, che era una squadra molto importante, che aveva una grande esperienza. Avevi un po' paura. E che ha cresciuto tante persone poi qui in Rai, perché ci sono anche dei. Magari chi adesso non è stato davanti alla telecamera, ma dietro le quinte, che ha fatto anni e anni di lavoro con Minoli. No, ti chiedevo se eri un po'. Cioè, ti incudeva un po' di paura? Ma insomma, paura, forse proprio paura no, però... Soggezione? Sapevamo insomma che dovevamo cercare di essere all'altezza. Altrimenti il primo se ne tornava a casa. Abbiamo trovato delle tue prime apparizioni TV. Buonasera, ben arrivati al nostro appuntamento con l'osservatorio di Mixer Notte, ma passiamo subito alla nostra classifica. Decimo posto per il presidente del Consiglio Amintore Fanfani. Nona e ottava posizione per altri due big della politica. Il segretario della Democrazia Cristiana Ciriaco De Mita, 5 settimane nella classifica, e il segretario del Partito Socialista Bettino Craxi. Ora la seconda parte dell'osservatorio di Mixer Notte è dedicata come sempre al solito gioco sull'informazione. Questo è proprio l'inizio. L'inizio, penso veramente, se non è la prima sarà la seconda. No, la prima. È la prima prova. È la prima prova in video. Però con Minoli poi ho fatto soprattutto un lavoro di ripresa e di montaggio più che di video. Questa è stata l'unica cosa con Silvia Tortora, che era che lavorava con me, ma che io conoscevo già da molti anni perché stava in classe di mia sorella. Quindi il caso ha voluto che poi ci rincontrassimo tutte e due nelle redazioni di Minoli, ma già ci conoscevamo molto bene e ci mise a fare questo osservatorio. Però il lavoro era soprattutto appunto dietro le quinte, non davanti. Beh, davanti ti manda senza, insomma, proprio così, vai, vai, ce la puoi fare, Sandro Curzi. Beh, Sandro Curzi è stato appunto il grande, io dico sempre che non sarei quella che sono oggi se non avessi avuto veramente la grandissima fortuna di incontrare Sandro Curzi, che ha cresciuto non solo me, ma tante persone, basti pensare a Federica Sciarelli, per dire un altro volto di Rai 3. Ci siamo ritrovate tutte e due lì insieme e lei era arrivata poco prima di me al telegiornale, perché era comunque un direttore che ti metteva subito alla prova. Quella era la regola per condurre bene il TG. Ma intanto TG3. Anche con Sandro Curzi non abbiamo cominciato con la conduzione, perché lui ti metteva subito in video a fare altre cose, perché facevamo dei racconti di quello che era successo in studio, perché facevamo molte dirette, quindi ci ha abituato da subito a dovercela cavare, e tra l'altro a dovercela cavare senza testo. Il TG3 è stato
Quindi senza gobbo? Senza gobbo, al TG3 non è mai esistito il gobbo, perché Cursi non lo ha mai voluto e tutti gli altri direttori che sono venuti dopo di lui hanno mantenuto, compresa io. Nel 2009? Sì, sì, abbiamo mantenuto sempre questa regola. Lo sapevate? Io no. Perché comunque il gobbo in un modo o nell'altro ti costringe a una griglia prefissata e secondo me limita molto anche la tua possibilità di intervento, di improvvisazione. Stai dicendo che in un telegiornale è limitata, perché chiaramente non è una trasmissione, però ci sono anche delle cose che succedono all'ultimo momento e che devi essere in grado di fronteggiare, e avere la certezza del gobbo secondo me è un po' limitante. Io sono favorevole a non usarlo. Infatti, quindi nel 2009 sì. non l'hai messo? Ma nessuno l'ha... Senti, quando sei diventata direttore, tu che sei partita davvero a portare le cassette ai registi, ti sei detta, oh, ce l'ho fatta o no? Ma sai, almeno per due secondi. Molto è stato anche però la responsabilità di sentirsi direttore, cioè di dover poi insomma essere, avere l'ultima parola su una redazione che era fatta di più di 100 giornalisti, poi ci sono naturalmente gli operatori, i montatori, insomma tutta una grande struttura che dipende da te. Certo ne sono stata felice, non posso dire naturalmente che la nomina non mi abbia fatto molto piacere, però è stata anche... Impegnativa? Impegnativo, sì, impegnativo. Sono stata avvantaggiata molto dal fatto che io ero cresciuta al TG3, quindi lo conoscevo molto bene, conoscevo tutte le persone che ci lavoravano, sapevo chi era più bravo a fare una cosa e chi era più bravo a farne un'altra, quindi questo mi ha molto aiutato in quel percorso che comunque è stato entusiasmante, sicuramente mi ha dato tantissimo, nel senso che mi ha aiutato anche molto a crescere, però anche difficoltoso, anche perché gestire 109 persone non è così, questo l'ho scoperto dopo. 109 persone. Insomma, gestire come, perché cioè, poi no, sai quando c'hai una fatica redazione... a gestire la famiglia, ecco. Pensate 109 persone. Guardiamo questa intervista a Rita Levi Montalcini, te la ricordi? È stata forse... La ricerca scientifica non deve avere nessun limite? Mai. Non deve avere nessun... Non si mette il lucchetto dal cervello, non si può e non si deve mettere un lucchetto alla ricerca. Alla ricerca. La morte le fa paura? No, non esiste per me la morte, perché la morte del corpo non è la morte della persona. Noi possiamo sopravvivere coi messaggi che abbiamo mandato durante il periodo di capacità mentale, io ritengo di averlo ancora. La morte per me non esiste, dato che esiste per il mio corpo, ma non per il mio spirito. Meravigliosa. È stato un bellissimo incontro quello che ho avuto con Rita Levi Montalcini, che credo qui avesse già 93 anni, perché era una persona, una grandissima scienziata, molto anche ironica, simpatica e con quell'umiltà che hanno le grandi persone, come era appunto Rita Levi Montalcini. Nessuna arroganza, nessuna supponenza, nessuna pretesa di porci un gradino al di sopra degli bellissimo, anni. Non si mette il lucchetto al cervello, bellissimo. Andiamo avanti con il nostro album di famiglia e c'è la prossima cornice, quella speciale. Marcella era un'amica speciale. Giriamo la cornice e troviamo questa donna che è la stessa donna in copertina del tuo libro. Storia di Marcella che fu Marcello. Ed è la storia di questa donna che nacque uomo in un corpo di uomo, perché se leggete questo libro vedrete come lei dice: io ho cominciato a vestirmi da donna solo dopo l'operazione. Sì. E questa cosa mi ha molto colpito, lo sai, Bianca? Tant'è che racconta che la psicologa che l'ha seguita prima dell'intervento, ricordiamo che lei, diciamo che lei si operò nel 1980 a Casablanca, quando in Italia era illegale, quindi i documenti rimasero al maschile fino al 1982, quando invece il nostro paese varò peraltro una delle leggi più avanzate che ci sono al mondo, ma che però purtroppo non ha in ogni caso contenuto quelle che ci sono ancora discriminazioni importanti nei confronti delle transessuali. E lei però, appunto, la psicologa che le seguiva gli diceva: io penso che tu non sia ancora pronta per l'intervento chirurgico, perché lei ha seguito anche un trattamento ormonale oltre certo. Al psicologico, perché non ti vesti ancora da donna. Quando poi la rincontra dopo molti anni,
gli dice: Marcella, avevi ragione tu, non avevo ragione io, perché tu eri assolutamente pronta. Ma lei spiega bene che per lei questo intervento, cioè la sostituzione appunto del pene con la vagina, per lei ha significato l'assunzione della responsabilità piena e completa di essere donna, e quindi da quel momento ha deciso anche naturalmente di cambiare il suo abbigliamento. E lei, Marcella, non l'aveva mai detto alla mamma, in realtà, che da Marcello voleva diventare Marcella, e anche quando veniva invitata, quando magari a casa invitava gli amici per il suo compleanno, invitava tutti gli amici che erano amici gay, diceva, ma neanche lì la mia mamma si accorgeva di chi io in realtà fossi. E anzi, mia mamma mi continuava a dire, ma non ti fidanzi mai. Quasi proprio come se non volesse vedere chi ero. Sì, diciamo che non era facile per una mamma in quegli anni. Cioè, ecco, la stiamo vedendo quando era Marcello con la sorella, appunto. Giusto? Aspetta, questa foto della comunione. Questa è la foto di lei, lui, quando era lui, servizio militare, e con la sorella, figura importantissima invece della vita di Marcella, perché la sorella l'accoglie come donna fin dal primo momento in cui lei si sottopone all'intervento chirurgico. La va a prendere in un alberghetto vicino alla stazione Termini, dove lei resta per mesi perché la cicatrice non si rimarginava, la porta a casa, dice alla mamma: questa è tua figlia e mia sorella e noi, questa è la sua casa. E poi la mamma la accoglierà, perché a un certo punto arriverà questa zia Margherita, la sorella della mamma, che gli dirà: questo è tua figlia, figlio o figlia che sia, non puoi respingerla. E poi lei racconta che alla fine la mamma sarà poi l'unica, una di quelle, delle poche che non si sbaglieranno mai a dirgli lui invece di lei, a dirgli lei invece di lui, il contrario. E tra l'altro la mamma va in camera da lei e le porta un brodino, le dice: guarda, è buonissimo, l'ho fatto apposta per te. E Marcella come descrive quel momento? Dice: ho provato una gioia indescrivibile, come se si aprisse il cielo, come dice il Vangelo, si apre il cielo e si ode una voce. Adesso finalmente mi sentivo completa e felice. Sì, forse quando lei me lo raccontò, questo suo ricordo, tra l'altro lei mi raccontò tutta la sua vita quando sapeva benissimo che non ce l'avrebbe fatta a sopravvivere, perché entrambe sapevamo che era gravemente malata di tumore e che gli restavano ormai pochi mesi. Il libro avevamo deciso di scriverlo prima, perché io gli dicevo sempre: la tua storia è una storia meravigliosa, pur nella sofferenza e nel dolore che hai dovuto attraversare. Dobbiamo... Nasce come attore, ha fatto tanti mestieri, ma nasce come attore. Nasce come attore, ha lavorato molto al Piper, negli anni in cui il Piper era il locale romano della trasformazione di costume degli anni 60, quindi di rivoluzioni importanti. Non ha naturalmente subito la consapevolezza di voler essere una donna, perché lei all'inizio sentiva di essere diversa, già da quando era bambina, molto piccola, dai suoi coetanei maschi, ma non avvertiva il desiderio di cambio di identità. Quando poi se ne accorge, appunto, fa il butto fuori al Piper, lavora per molti attori importanti, per Fellini, per Rossellini. Fu intervistata, tra l'altro, a Piazza ai Fatti Vostri un po' di anni fa da Magalli. Ah. E io l'ho finito ieri sera il libro, tra l'altro alla fine mi sono anche molto commossa le ultime cose che ti ha raccontato, e lei nel libro dice: c'era una cosa però che non sono mai riuscita a modificare e che ho imparato a convivere, la mia voce. La voce, è vero, aveva una voce molto da uomo. E guardando questo filmato ho capito perfettamente cosa volesse dirti. Ecco, diciamo che da un certo punto della tua vita in poi cominciava a prendere sempre più corpo questo desiderio di regolarizzare un po' la tua posizione con la natura, diciamo così. Sì, certe volte la realtà non basta più. E io partii subito per Casablanca. E ora sei in pace anche con te stessa, sì, perché sì, ti sei da molto tempo ormai. Per quello che sentivi di il essere. Il momento più bello però è stato, credimi, Magalli, quando ho aperto gli occhi a Casablanca. C'è una mia amica con un mazzo di rose rosse. È stato il momento più bello della mia vita. Sì, amica che tra l'altro lei
L'accompagna a Casablanca perché dove lei si doveva sottoporre all'intervento chirurgico e fino alla sera prima cerca di dissuaderla. Non voleva assolutamente che si operasse, gli diceva: le donne sono belle mentre tu sei brutta e quindi non puoi diventare una donna. Poi in realtà dopo l'intervento lei diventa una donna bella, molto bella, solo che poi negli anni... E la cosa che mi colpisce è che lei si innamorava sempre degli etero e quindi anche lì soffriva tantissimo. Perché lei naturalmente voleva essere amata come donna, non come uomo. No, è bellissimo, guarda, ti faccio i complimenti perché poi alla fine le chiedi se una volta le avevano chiesto ma... ti diamo un miliardo, vuoi tornare indietro, vuoi cambiare qualcosa della tua vita? Lei dice: io non solo mi prendo il miliardo, ma della mia vita non cambio nulla. Ed è stata la grande forza di Marcella, una donna che è riuscita a superare delle prove difficilissime, però sempre con una grandissima gioia di vivere. Quello mi ha affascinato tantissimo e siamo diventate anche... molto, ma non molto avete amiche. Una foto insieme? Insieme no. Ma non avete mai fatto? Infatti ho detto, ma non c'è una foto insieme? Perché non era... Neanche nel libro, perché alcune foto ci sono. No. Perché ancora si usava. Non c'erano i scattarsi continuamente delle foto. Ma pensa. Andiamo avanti con il nostro album di famiglia e apriamo la cornice sempre. Nella cornice sempre c'è: quando poteva, mio padre c'era sempre. E diciamo che i figli non aveva uno, né due, ma quattro. Quindi dire una frase del genere ad un papà, appunto, Berlinguer poi, fa strano. Beh, insomma, io dico che lui è stato un uomo naturalmente molto impegnato e totalmente dedito alla causa per cui aveva deciso poi di fare la scelta della politica. Però noi sapevamo che dopo il suo impegno c'eravamo sempre noi. E io non ho visto... padri di mie amiche che magari facevano l'ingegnere o il medico, insomma altri lavori anche meno impegnativi, dedicare più tempo di quanto non ne abbia dedicato lui poi alla nostra famiglia. E tra l'altro cercava anche di essere presente come poteva, io mi ricordo. Poi sai, sono quelle cose che scopri quando sei adulto, no? Quando sei grande, quando ormai lui non c'era più. Certe volte quando non riuscivo a capire una lezione di filosofia oppure dovevo fare degli esami particolarmente impegnativi di storia, perché lui era uno che la conosceva profondamente, allora magari tornava da periodi, le campagne elettorali oppure i congressi, che erano periodi particolarmente in cui si lavorava moltissimo, e io anche a tarda notte dicevo: papà, mi devi spiegare la filosofia dello spirito di Hegel, perché non ho capito questo. E lui poveretto si metteva lì mezzanotte e mezza luna a cercare di spiegarmi delle cose che non avevo capito. Un santo? Cioè, scusa, no? Senti, cercava di essere presente, insomma, come poteva. Una volta siete scappati anche in motorino insieme, ho letto. Sì, erano anni, tra l'altro erano gli anni del terrorismo, per cui non poteva neanche fare un passo se non insieme alla scorta molto importante che aveva, perché non era solo la scorta della polizia, ma era soprattutto la scorta che organizzava il Partito Comunista Italiano per il suo segretario, per i suoi dirigenti. Io tornavo da scuola, forse, adesso non mi ricordo, forse quel giorno ero uscita prima, e l'ho trovato da solo sotto casa. Dico: che fai qui da solo? E lui mi ha detto: accompagnami subito, devo andare alla scuola dei tuoi fratelli che facevano le medie. Io facevo. Andava pure alla scuola. Dice: perché hanno telefonato che deve andare. Stranamente quella mattina era a casa. Un genitore, ci sono solo io. Ho detto: ma come ti accompagno? In motorino? Lui: sì, andiamo in motorino. E quindi andammo io e lui in motorino. Come fu? No, vabbè, io dicevo: spostati un po', che quindi il selino piccolo del boxer non è più. Ma la cosa però più divertente fu quando tornammo a casa e trovammo invece la scorta preoccupatissima: ma dove sei andato da solo in motorino con tua figlia? Qui. Però sì, ma quando una è arrivato Berlinguer a casa, alla scuola dei ragazzi, io l'ho aspettato fuori, cioè secondo me non ho assistito, perché sono ho aspettato fuori, ho detto: ti aspetto qui, vai e poi torna, sentiamo che cosa. Ma le tue amiche che ti dicevano del papà? Ma sai, le mie amiche frequentavano la mia casa quotidianamente, lo vedevano come il padre della loro amica, forse i genitori bisogna non lo vedevano tanto, non gli interessava assolutamente che avesse poi quel ruolo. Sì. E, tra l'altro, tuo padre non ha mai rilasciato interviste dove si parlava anche del privato. Questo tu. Sì, beh, anche perché abbiamo cercato sempre di rispettare questa sua volontà.
Lui nella vita aveva voluto che il privato fosse separato dal pubblico, e quando se ne andò con i miei fratelli e mia madre decidemmo che, a parte qualche rara eccezione e soprattutto sulle cose più intime, avremmo rispettato per sempre quel suo desiderio, e insomma speriamo di averlo fatto, perché Beh, mi sembra che sia giusto. Però Minoli è riuscita ad intervistarlo. Sì. L'hai raccomandato tu, Minoli, a distanza di tempo? No, no. Ha fatto Devo dire, tutto da solo? Sì. No, l'ha raccomandato, cioè l'ha raccomandato. Raccomandato è un po' troppo. Però un'intervista, cioè capite cosa era molto amico, era diventato poi molto amico di una mia sorella, quindi è stata più lei che si è spesa per, non ci credo, per questa intervista, sì. Quindi non con te ma con lei. Mi ricordo che ne parlammo anche, perché mio padre diceva: ma Giovanni Minoli vuole questa intervista, che dite? Cioè che ne parlammo a casa? Sì. Di solito non discutevamo delle sue interviste, ma siccome questa... E tu hai detto di sì almeno. Si capiva, sì, certo, che sarebbe stata un'intervista più... intima. Dove c'era, ecco, qualcosa di più intimo, oltre che di politico. Quindi per quello poi era capitato di discuterne. E sentiamo allora le domande di Minoli e le risposte di Berlinguer. Facciamo molta fatica a rispondere, Giustamente. Ecco, ma la famiglia quanto conta nella sua vita allora? Conta molto. Lei ha quattro figli. A quanto del suo essere padre e anche marito ha rinunciato per fare politica? A una parte certamente, e me ne rammarico continuamente. Ecco, sempre, non ha mai pensato che non ne valeva la pena proprio per davvero? No, questo non l'ho mai pensato e spero di non pensarlo mai. Se un suo figlio le dicesse: non sono comunista, lei come reagirebbe? Rispetterei il suo giudizio e la sua opinione. Ma i suoi figli sono comunisti? Lo chiede a loro. Ma lei si sente tollerante in casa oppure autoritario? Cioè ha un rapporto di che tipo? Cerco di essere comprensivo. Tutto vero, devo dire. Poi quattro sono tantissimi in una casa. Allora, sai, era più frequente avere tanti figli, sì, rispetto a oggi. Tu ti sei fermata una? Io mi sono fermata una sbagliando. Ah, allora apriamo la cornice perché di fortuna. Perché mi pento di, insomma, di averne fatto una sola. Questa, ti penti? Sì, sì, sì. Se tornassi indietro sicuramente farei il secondo. Non dico più di due, però al secondo ci arriverei. Perché io ti ho detto, ho avuto la fortuna di avere una figlia quando l'ho desiderata. Quando l'ho desiderata. Sai perché? Perché io non ho... Fino a una certa età non ho desiderato di diventare mamma, quindi poi quando ho avuto Giulia avevo 37 anni e ho sempre pensato, speriamo che non entro, sai, quando dopo, insomma, magari in quell'angoscia della figlia che desideri e non arriva. Invece è arrivata? Invece è arrivata subito, sì. Quindi li potevi fare un'altra subito? No, subito non me la sarei sentita. Cioè, è stato impegnativo anche perché lei da bambina ha avuto un sacco di... così, problemi tutti risolvibili per fortuna, però impegnativi, allergie, insomma, cose che hanno poi, cioè, per cui mi sono ho dovuto essere presente. Beh, presente sempre relativamente, perché purtroppo il nostro lavoro ci porta anche a essere assenti, però insomma sono state cose. Te non ti ha mai chiesto una sorella, un fratello? Sì, sì, lo chiedeva. Ah, lo quando chiedeva? Era più piccola lo chiedeva. Cioè, un fratello, lei. Una sorella, sì, devo dargli retta. Sì. Senti, ti segue a carta bianca, ti vedi tua figlia, ti manda i messaggi, no, no, vedi le gag con assolutamente corona, niente. Ormai spopolano sul web. No, non gliene importa assolutamente. Niente, zero? No, di me a carta del lavoro che faccio io, no, assolutamente. È una reazione perché... No, ma credo che... da questo punto di vista lei sia stata molto autonoma, molto indipendente, come molti ragazzi di oggi, che sono abituati naturalmente a una famiglia diversa da quella che abbiamo avuto noi. Quindi magari sono più io che gli racconto qualche cosa, oppure lei magari mi chiede di cose che legge sul web, più che vede, come quelle che un corona, attraverso le televisioni, la televisione. Lei ce l'ha una vita segreta di cui non parla, e chissà quante ce n'ha. Ce l'ha anche lei la vita segreta con quei sorrisini. Purtroppo non ce l'ha. Ma no, si può. Però lei a qualcuno gliel'avrà detto, diamo. Sì.
A chi l'ha detto? A sua moglie? No, no, mia moglie no, sarebbe scontato. E fa molto caldo lì che si è messo proprio sbracciato? Sì, qui c'è da morire. Sono partito a meno 5 e arrivo qui a più 40. Oddio, che è successo? Che è successo qua? Sono qui per conquistarla, guardi come mi sono guinda. Ma fisicamente le dona molto più questo abbigliamento piuttosto che la bandana con la fascia del pirata. Guardi che la gente mormora di noi due, non si sbilanci. Quanto ti diverte? Molto. Molto. Allora, certe volte mi arrabbio anche. Abbiamo visto quando ti sei arrabbiata. Perché certe volte, diciamo... Ora siete d'amore e d'accordo? Adesso in questo periodo sì, ma non è detto che duri. È perfetto, vedremo durante le varie prime serate. Io dico sempre, non mi illudo, gli dico, che possa durare a lungo, però per ora va bene così. Te lo dico anche a lui. Mi hai regalato il libro? O se lo deve comprare? No, glielo ho mandato. No, te l'hai mandato, va bene. Sì, l'ha anche letto.